giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Ora eseguiremo la forza di Ignazio, sempre su musica di Roberto Prandini e testo di Bruno Mancini. E stringimi, e scoprimi, e coprimi, e narrami, ignorami, forgiami, favola ottusa, io vivo da sempre. Quasi fossi una mummia delusa. Quasi fossi una mummia delusa.
nel Maggio dei Libri una puntata speciale dedicata all'Africa e soprattutto a tutti i miei in Algeria. Allora, mi presento, mi chiamo Daryl Bokhalfa, sono presidente dell'associazione ADA a Blida in Algeria e sono anche presidente della sede operativa di Villa Ischia, Bruno Mancini. Oggi sappiamo tutti che l'Italia e il mondo intero stanno vivendo un momento difficile e perciò i miei amici dell'università Al-Ilunisi, dove sono studentessa al terzo anno, hanno preparato questo video dedicato all'Italia e a voi. Ascoltate bene. Italia, siamo con te. Italia, uno dei più bei paesi del mondo. Cari amici italiani, non mollare. Cara Italia, non crollare. Con perseveranza si deve lottare. Sicuramente dura. Forse perdura. Ma per l'eternità. Non dura. Tutto andrà bene. Forza Italia. Questo video è stato fatto per dimostrare il sostegno degli algerini in generale e degli italofoni dell'Università di Blida 2 in particolare e la loro solidarietà con il popolo italiano. Siamo con voi. Carissimi italiani, pensiamo a voi con affetto. Siamo tutti con voi. Tutto andrà bene, inshallah. Tutto andrà bene. Un abbraccio dall'Algeria. Insieme. Ce la faremo. Andrà tutto bene. Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia, perché oltre la cortina nera della notte c'è sempre un'alba che ci aspetta. L'Italia, la grande nazione, andrà tutto bene. Forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Angela Maria Tiberi è con noi oggi e vi voleva leggere una poesia, Terra bruciata, che ha scritto nel suo ultimo libro Gioco d'amore a Sermoneta. Ascoltate. Gioco d'amore a Sermoneta, la casa editrice Vila. Sono Angela Maria Tiberi, presidente delegata Italia Vila. Questa poesia la dedico a chi soffre d'amore e a coloro che hanno l'anima rattristata dall'odio e dal rancore, invitandoli a perdonare ed amare chi non si cura di loro. La vita è un gioco da imparare ed amare. Terra bruciata. Terra bruciata dal fuoco o sparsa di sale, nessun filo d'erba nascerà nel tuo cuore, un raggio di sole accarezza la mia pelle. Mi invita ad amarti, sporgendoti di calore e di acqua purificante. Una voce mi sussurra, amalo, bisogno d'ardore. La mia anima spera un giorno migliore di una vita che ci unisce nell'infinito, sospesi nel nulla, come la fiducia che brilla nei cuori della fratellanza, senza barriere e colme d'amore. Ringrazio Dale, vocale. Avete notato che le poesie adesso sono lette in diverse lingue? Quindi volevo trasmettere un messaggio tra questa iniziativa che la Dila non è solo italiana, non parla solo italiano. La Dila
e poliglotta. Benvenuti. Vi presento una poesia di Bruno Mancini, C'è un patto, Ilia e il patto, Muneca Safka. Buonasera, mi chiamo Haddan Mahfoud. Sono dottorando in didattica dell'italiano LS presso l'Università di Algeri. Ringrazio l'associazione DILA per l'opportunità e soprattutto signore Bruno Mancini. Vi auguro una buona partecipazione all'evento. Un caro saluto dall'Algeria. Grazie. C'è un patto crudele. Nel mio dono, tu devi prendere la mia sedia, la birra, il sigaro, la penna per nascere. Ti giro incontro e non ti tocco. C'è un patto scellerato. Nel tuo domani, tu devi prendere il mio sonno, il letto, il lume, le ombre, per vivere. Ti guardo dentro e mi conosco. C'è un patto assurdo. Nel tuo destino, tu devi prendere il mio amore. Lo cerchi, ti sfugge, lo stringi per essere Ignazio di Frigeria ed Alessandro, col cuore di un poeta. Il y a un pacte. Il y a un pacte cruel dans le monde. Tu dois prendre ma chaise, la bière, le cigare. Stylo pour maître. Je tourne autour de toi et je ne te touche pas. Il y a un pacte scélérat dans ton domaine. Tu dois prendre mon sommeil, le lit, la lueur, les ombres pour vivre. Je te regarde dedans et je me reconnais. Il y a un pacte absurde dans ton destin. Tu dois prendre mon amour. Tu le cherches, il t'échappe. Tu le sers pour être Ignazio di Frigeria ed Alessandro, au cœur d'un poète. Salve, mi chiamo Fouad Ahmadi, sono artista, insegnante di teatro per bambini in una scuola primaria privata. Sono uno studente di lingua italiana nell'Università Blida 2 nel terzo anno. Mi sto preparando per partecipare nel questo evento omaggio dei libri e sono pronto. Grazie. Buona Safka. Safka tu Maria. Fi hibati. Anti. يجب أن تأخذ كرسي الجوع السيكار القلم للولادة أدور حولك ولا ألمسك هناك صفة هناك مجرم في غدك أنت يجب أن تأخذ نومي السرير الضوء الظلال للعريش أنظر إليك في الداخل ولا أعرف نفسي هناك صفقة سخيفة هناك صفقة سخيفة في قدرك أنت يجب أن تأخذه تبحث عنه يفلت منك
اللهم لتكون إنياتيو دي فيجيريا وأليساندرو ذو قلب شاعر. L'Arashish Muhammad, che ha già avuto una mostra a Salerno, si presenta e vi legge una poesia sua scritta e tradotta in inglese. حاول ان اقرا هذه القصيده يعني باللغه الانجليزيه. A time in a recovery phase. Combine this and that if they conflict. There will come a time when mean lessen. Shatter and gossip will increase if they meet. Save and sound in front of governor accused of sleep. How can I bend a patient man his own wounds? When is cure there is illness if only they knew. There are a people of their actions, I believe, they have been in your ignorance. Don't they have a mind to think? Don't they reform among them? I swear, they didn't fear as they were in chose. Even after the meeting, they differed. Indifference, there is a blessing and in consultation flourished people. So are those who built a civilization with which they were recognized. A nation goes and another follows, but time will remain time even if they change. So don't forget this time if men are replaced, and forget the injustice that took over the country. Time will remember if they move. Things may change, just wait. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ونلتقي ان شاء الله. سلام. Un'altra poesia di Bruno Mancini del Dopo Gioventù. Non rubate la mia vita. Frammenti di polvere, nello sguardo, nel respiro, respiro. Albicocca selvatica, caduta dal ramo, spiace con la zolla, spiaccicato. Dov'era il pertugio? Del viscido verme, rifugio, rifuggo. Non è così che mescoli i fronzoli, non è così che accogli i tuoi figli. Affiora a capo la sciocca, mansuetudine. After y'all, fragments of dust in the look, in the breath, breathe. Wild apricot fallen from the branch, flattened the tuff, crushed, where there was a hole of the slippery wall, refuge. Avoid. It is not that steers the trappings. It is not that welcomes your children. It appears at the crest of the full humility. Adesso abbiamo il nostro capo a Domarwen, il capo del Dipartimento della Lingua Italiana, che legge la poesia di Sara Liga Lapinska, Tu lo sai, papà. Tu lo sai, papà? No, non ho visto quel giornale con un messaggio di lutto. Chiamami Susanna, chiamami Felicità. Più grande il maiale, più diventa lontano. Non volevi così. Il tuo cappellino elegante era comodo per tirare a sorte e i saluti. I piccoli caprioli nei tuoi acquerelli. Gli spiriti della foresta. Kadish hai perso, ma una vecchia canzone ebraica non permetterà di allontanarci. Sono tornato da te,
lo sai di nuovo? Questa canzonetta è migliore delle parole perché non è urgente. La tua figlia amata. Abbiamo fogliato le riproduzioni di Murillo mormoranti. Abbiamo giocato a scacchi fino all'alba. Indietro, annullato passo, neghiamo. Non lo volevamo. Tu sei andato via lontano, cadisci per la nostalgia. Tanto tempo fa hai messo il tuo coltello da scultore di legno. Cadisci per continuarti. Non è un toro macellato o uno sparatutto, tuo padre, ma fiori, ma querce che non hai rotto, che ti hanno ferito. Lo accettavi, non accettavi. Ci siamo incontrate a luglio, l'ultima volta, alla farmacia Usvaras Street. Alzare il cappellino oppure no? Kadish, sono tornato da te, lo sai di nuovo. E la vecchia canzone ebraica non ci permetterà di allontanarci. Questa canzone è migliore delle parole perché non è urgente. Adesso il professore Youssef Amara di una scuola media in Algeria, a Blida, un docente di inglese, di lingua inglese, vi legge la poesia di Liga Sara Lapinska in inglese. Lo ringraziamo. You know, Daddy? No, I didn't see the newspaper with mouthful message. Call yourself Susan, name yourself Felicity. The bigger the pig, the further. You didn't want it. Your charming and little hut was open for sticky lozenges and greetings. The fragile rose in your watercolors, the spirits of forest Kaddish. You're lost, but an old Jewish song won't allow us each other to distance. And back to you, you know it again. This song is better than words, because it does not sparkle. Your loved daughter, we turned over malicious reproductions, scenes that are flashing. We played chess until dawn, back and do and recognized we did not want that. You went far away, Kaddish for the nostalgia, an old wood carved knife, Kaddish you were thrown away. I will have to continue in other shape. It is not a slaughtered bull calf or a shooter, your father, but flowers, but oaks, whom you do not beat, who hurt you. You did confess, you did not confess, no. In July, at the pharmacy Victory Street, we met last time. Raise your little heart or not, Kaddish, and back to you again. You know it, you know this again. And this old Jewish song won't allow us each other to distance. This song is better than words, because it does not sparkle. Vedete che gli scambi culturali tra l'Italia e l'Algeria si fanno pure tramite l'Università di Blida 2, Ali Lunisi. Gli scambi si fanno tramite la Dila di Bruno Mancini e la Ada di Algeria. Fouad Haddan, il professore di lingua italiana all'università, sta leggendo una poesia di Bruno Mancini. I giorni dell'estate, tardo a venirti incontro, e non mi scuote l'odore più bello della polvere, la mia polvere bagnata. Attendo il sonno più lungo di luce, mi conquisto sperando motivi, tante parole, vissute molto in fretta, alla luce dei neon e delle immagini riflesse. Si giunge un canto, si giunge una goccia, si cerca un nome, almeno quello, dammi come io ti do. عطش صيف في الفضاء الجامد لانتظار طويل هوت يلمع
حلم. تسلق مرة أخرى من حجري بطيء جشع مضلل بأقواس قزح مجعلة تمطر اليوم رغبات مفككة. سأعرف أخذ عواصف الصيف. Adesso siamo in sette, marmocchi su cera e noi due, e per compenso sgobbo soltanto e tutto senza sesso. Credevo, ho scandagliato anfratti, grigiastre venditure, malsane sudditanze per la mente, la mia. La tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra di l'ubischero, i sensi atrofizzati, indormivigli e indotte, l'ombrico e la mela, per scrivere poesie, credevo. Ho carezzato muschi, verdogno di tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro che il mischero, la mente assente, dalla pelle respirando colori, fiumino incipriante gole, per scrivere poesie. Ascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati da mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio, il mondo fuori stanza, e scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite. E sono.
sbaglieremo un po' confusi nel prima con il poi avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.